Dunque, noi siamo rimasti più o meno al punto che vedete lì, cioè alle equazioni dei profili del pelo libero scritte in questo modo, ovvero prendendo le due equazioni del Semmelrand, annullando le derivate temporali e introducendo nelle equazioni anche l'incognita energia, siamo arrivati a questo punto. dH su dS è uguale a I meno J diviso dE su dH. Ecco, poi la seconda equazione si riduce a Q uguale costante. Bene. Allora, queste due equazioni e la seconda, stavo guardando se i simboli sono gli stessi, sì, a parte il fatto che ho messo S indicato in questo modo. Boh. Allora, queste due equazioni, ripeto, sono derivate dalle due equazioni del Semmelrand, rimangono due equazioni, anche se la seconda ci dice semplicemente che la portata è costante e quindi l'equazione si riduce a fissare il valore della portata. Nonostante questa semplificazione, queste due equazioni richiedono sempre la specifica di due condizioni del contorno, questo l'avevamo già detto. Ecco, le condizioni iniziali abbiamo detto che non ci servono perché stiamo lavorando sotto la soluzione di moto permanente, ci servono due condizioni del contorno. Una, come al solito, a carattere geometrico, una a carattere cinematico. Quella a carattere cinematico può essere la portata, è una costante, viene fissata come condizione al contorno, ovvero portata in ingresso al tronco fluviale che ci interessa molto bene. Ecco, detto questo, l'altra condizione al contorno di tipo geometrico sarà un'altezza idrica. Sarà un'altezza idrica perché abbiamo inserito quale variabile geometrica in queste due equazioni proprio l'altezza idrica. Vi ricordo che quell'H è l'altezza idrica rispetto al fondo. Mi raccomando che vi sia sempre chiaro, non è l'altezza idrica rispetto allo zero, quindi non rispetto a un riferimento assoluto. È un riferimento che è dato dal fondo dell'alveo. Quindi sezione per sezione questo H ci descrive esattamente l'altezza d'acqua, ovvero fin dove ci arriva l'acqua se ci buttiamo dentro, d'accordo? E questo è molto importante averlo presente. Una seconda nota che vorrei farvi: non dimenticatevi mai che queste equazioni sono valide sotto le medesime ipotesi che condizionano la validità delle equazioni del Semmelrand, in particolare corrente gradualmente variata. Corrente gradualmente variata. Non dimenticatevi mai che cosa corrente gradualmente variata vuol dire, ovvero traiettorie delle singole particelle fluide sensibilmente rettilinee e parallele. Boh, perché questa connotazione è importante? Perché dovete avere chiaro, dal punto di vista tecnico, quando questo sistema di equazioni vi serve e quando non vi serve. Ovvero, se viene a meno questa ipotesi, questo sistema di equazioni lo potete buttare nel cestino laddove viene meno questa ipotesi. E come vedrete, verrà meno questa ipotesi abbastanza spesso e questo crea una complicazione, cioè in un tronco d'alveo noi avremo dei punti dove l'ipotesi non si applica e allora quel tronco d'alveo andrà spezzato in due. Andrà spezzato in due un tronco a monte della discontinuità, un tronco a valle e le equazioni andranno applicate separatamente nell'uno e nell'altro tronco.